Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Rogue Galaxy dopo aver appreso che la sorella di... non mi ricordo il personaggio, comunque che Miri praticamente venga sacrificata, noi ovviamente dobbiamo impedirlo. Per cui cosa facciamo? Ci intromettiamo nelle faccende di un villaggio totalmente ostile verso gli stranieri. GG. Let's go, andiamo. Strada per l'altare, quindi ci ritroviamo sulla strada per l'altare. Tra l'altro abbiamo sbloccato, anzi per meglio dire abbiamo reclutato finalmente Cracra, quindi possiamo sintetizzare le armi adesso, cosa che non vedevo l'ora di fare. Ma per il momento concentriamoci a raggiungere l'altare. Nel frattempo abbiamo anche cambiato l'equipaggiamento e abbiamo preso comunque anche diciamo dell'equipaggiamento più forte per i nostri personaggi. Ovviamente le strade io non ricordo le strade io non ricordo effettivamente quali siano quelle giuste e quelle non giuste. Tra l'altro dovrei finalmente forse aver migliorato il problema del suono. Aspettate un attimo che però c'è qualcosa che non mi torna. Ah sì, dovevo equipaggiare la frantumatrice. Sì, giusto, scusatemi. Mi sono un attimo perso. Allora, non so effettivamente se la strada è giusta. Io in realtà sto facendo tutte le strade per evitare quella giusta. Perché in realtà io vorrei trovare le strade per combattere, in realtà. Anche se questi mostri comunque sono abbastanza infami. Allora, noti miracolate, nuova mossa che abbiamo trovato. Ah, ecco, che aumenta la resistenza a tutti. Ecco, questa è già una cosa interessante. Qua la tripura era quasi obbligatoria. No, qua non mi interessa. Questi mostri sono abbastanza duri. Sono abbastanza tosti, eh. Non so se effettivamente siamo nella zona giusta. Perché credo che qui forse ci dovremmo andare dopo. Però sapete cosa vi dico? Che a me non me ne frega niente. E arrivo lo stesso. Ah, qua c'è un mimic. Cacchio. Questa è brutta. Anche se però comunque abbiamo tolto un bel po' di danni già, eh. Wow! Abbiamo tenuto testa a un mimic abbastanza facilmente. Si può dire? Non vi offendete, vero? Ah, pensavo peggio, dai. Pensavo decisamente peggio. Tra l'altro questa sono sicurissimo che sia la strada sbagliata. Ne sono completamente convinto. Bene, Kisala che si è fatta shottare. Beh, Tripura. Avrei preferito non utilizzarla, però alla fine che fai? Non la usi, cioè hai gli oggetti e non li usi. Jester!
Allora, finché è una pozione curativa le posso usare, tanto le pozioni curative si trovano easy. Quindi non è quello il problema. Oh, un teleport. Bene. Almeno abbiamo sbloccato qualcosa. Anche se credo che... Non so se la strada effettivamente l'abbiamo fatta giusta al primo colpo. Oddio. Forse l'abbiamo fatta giusta al primo colpo? Sì, credo che sia questo l'altare, no? No, non ha l'aspetto di un altare. No monkeys living here, that's for sure. What do you want? Trying to kick me out just cause I like gadgets? Get out of here! He's a strange one too. By the looks of him, I'd say he was probably banished from Burkakwa Village, just like Filio. Bring me a present, and I might let you in! Portatemi un regalo. E cosa vuoi come regalo, scusami? Oh, ramo di Mirad, figo. Quindi qua bisogna dare un regalo. Ottenuto un rubino. La porta è sbarrata per ora. Ah, non c'è neanche la possibilità di avere un oggetto da poter consegnare. Ah. Il teleport dove potrebbe portarmi allora a sto punto? Una posizione vicina. Ah, lì al villaggio. No, va bene, invece... Ah, vedi, noi dovevamo andare dall'altro lato. C'era la stella. Non l'ho guardata completamente la mappa. Cioè, veramente, non l'ho completamente guardata. Sono onesto, non l'ho completamente guardata. Va bene, allora torniamo indietro a piedi, approfittiamone. Così magari affrontiamo creature nuove. Che sicuramente schifo non fa. Maledette rocce che danno. Bene. Bene, approfittiamo non solo per dare un po' di gameplay alla puntata, perché sennò poi veramente finisce solamente a video, perché poi ci sono tanti video che comunque di mezzo delle volte rendono il gameplay un po' macchinoso. Ne approfittiamo, facciamo un po' di lotta, facciamo un po' di combattimento. Approfittiamo anche per portare sulle armi, così non devo farlo solamente off camera. Oh, ragno rosso addirittura. Wow. Fungo soporifero. Questi sono tutti oggetti che comunque si potranno sicuramente utilizzare durante, cioè negli Eureka. Anzi, ne sono quasi certo. Oh, super lancio livello 2. Nice. Qui abbiamo un tonico da poter inserire. Poi qui abbiamo incanto astrale, bacio angelico, che possiamo già sbloccarlo. Forza antifuoco. Questo potrebbe essere utile. E difesa dalla paralisi. Anche questo potrebbe essere utile. Aspetta, c'è un'altra eureka di Kisala. Ah, potenzia difesa. Ehi, tonici. Aspetta, ce n'è ancora? Wow, Kisala, ma sei diventata una bestia. Ah, forza antifulmine. Questo è figo. Tutte le difese elementali sono fighe. Per esempio, la difesa dal fulmine, se l'avessi appresa prima, mi avrebbe aiutato contro il boss di poco fa. Solo che ovviamente Kisala non era disponibile durante il combattimento, quindi poco male. Non è stato così traumatico.
Oddio, i danni comunque ce li fanno, eh. Ma che cazzo? Come hai osato? Non abbiamo neanche tutte queste rinascite comunque, eh? Quindi bisogna stare un po' attenti. Bisogna fare un po' attenzione. Dovrei andarle a comprare magari da qualche parte, solo che non so se effettivamente le vendano. Oh, qui c'è una bottega, quindi forse magari mi dà una mano. Allora, dimmi un po'. Tu possiedi le rinascite? Sì, le possiedi. Però cos'altro possiedi? Accetta da guerra. Questa la dobbiamo prendere necessariamente. Le rinascite quanto costano? 200? Bene, le compriamo tutte. Non posso fare altrimenti. Mi servono e quindi le compro. Allora, baulozzo. Bene. Bene, guarda che belli gorilla che però vengono affettati come prosciutto. Beh, i gorilla sono decisamente più deboli. Questi sono, vedete che sono avversari comunque della vecchia zona di mappa. Oh no, ehi. Devo aprire il baule, levati, Zagran. Oddio, sopra il baule. È un po' inquietante sopra il baule, Zagran. Is there really such a thing as the Star God? Ok, qui c'è l'acqua che non ci dà nulla di... nulla di che. Quindi possiamo andare benissimo dall'altra parte. Così abbiamo già fatto tutto. Magari se servono teletrasporti già li abbiamo sbloccati. Almeno diciamo che la parte esplorativa che avremmo fatto sicuramente dopo, l'abbiamo fatta adesso e va bene così. Allora, qui intanto... Ecco, ora sta cosa che chissà la... si è fatta buttare a terra, sinceramente. Io sinceramente la rinascita non la voglio utilizzare adesso. No, non te la faccio utilizzare adesso, Zegna, non mi interessa. Se vieni accoppato anche tu, ti lascio a terra, eh. Te lo dico chiaro. Le rinascite purtroppo non posso buttarle così a destra e sinistra. Preferisco al momento utilizzare le pozioni, ecco, e magari curarvi anziché sprecare le rinascite. Anche perché volendo le pozioni mi costano meno. Ok, gorilla non dovrebbero essere un grosso problema. Ok, questi erano abbastanza easy. Dai che stiamo aumentando anche il livello delle armi. Manca un solo combattimento e ci siamo. Allora, andiamo da questo lato, visto che l'altare è da quel lato. Così facciamo un'esplorazione completa ormai. Aia. Ragno rosso è abbastanza infame. Sala, purtroppo se ti fai accoppare così, non ti posso aiutare più di tanto, eh. Oh, le armi di Zagram sono andate al massimo, quindi facciamo un secondo un po' di recap. Allora, analizza. Tu con una mezzaluna calante. La mezzaluna calante... no, questo è demone di ferro. Quindi mezzaluna calante ancora non ce l'abbiamo. O sbaglio? No, mi sa che non ce l'abbiamo. Sì. Di unire, invece, sono sicuro di poter combinare questo con quest'altro. Perché nella scorsa puntata l'avevamo già analizzato, quindi va benissimo.
Loffete e mi dai una bellissima stella vorticosa plus. Nice. Ok. Sì, smettiamola di sintetizzare e voglio fare un attimo analizza. Ecco tu. Ti consiglio avambraccio. Ah, quindi un altro avambraccio con questo. Invece questo shuriken tonante. Ma lo shuriken tonante già l'abbiamo. No, questo non si può analizzare. Questo con una Rambler Rose. Che non abbiamo, tra l'altro. Questa con una mezzaluna calante. Ah no, questa spacca vulcani non si può. Pugnali da pirata. Ma pugnali da pirata. Esatto, noi già ce li abbiamo i pugnali da pirata. Ok, ottimo. E poi fatemi vedere. Con stelle viola. Ah, ma stelle viola ancora? Ok. Allora, abbiamo trovato già cosa combinare. Queste con questo. E poi le scarpe le uniamo con quelle altre. Poffete. Now that's what I call a masterpiece. Ok. Poi spacca vulcani ancora non può essere. Va bene, per ora abbiamo finito. Equipaggiamento, tu aspetta. Un attimo, non corriamo. Ok, shuriken danzante. Poi equipaggiamento. Ok, per adesso teniamo i mulinelli e poi dopo facciamo quello. Questo invece ancora deve level appare. Noi qui già tutte le pistole le abbiamo al massimo, quindi per ora non possiamo fare nulla. La frantumatrice sta prendendo livelli, quindi va bene. Come Eureka sempre quei due, ma per il momento lasciamo perdere. Ecco, vedete? Qua Albo Cracra. Spada comune e spada selvaggia. Vedete, ci sono già tutte le armi che... Buono. Va bene, andiamo avanti. Aspettate, vero? Per Zagram ho l'altra arma. Non ci avevo pensato. Io c'ho questa. Che è un po' più scarsa, però devi level upparla. Devi assolutamente level upparla. Mary still hasn't been sacrificed, right? Ok, qui c'è un'altra casa. Ah, ma qui siamo tornati indietro? Ah, ma qui siamo tornati al villaggio. Porca miseria. Tra l'altro un forziere che non avevo notato. Va bene, e allora no, ritorniamo, andiamo indietro. Cacchio, non avevo visto la mappa. Non mi ero accorto che questa zona di mappa in realtà non dovevo esplorarla perché appunto era il villaggio. Va bene, va bene. Mea culpa. Quindi possiamo andare direttamente verso nord, quindi verso il tempio a questo punto. Non abbiamo nulla da... Diciamo, non dobbiamo temporeggiare più. Qui forzieri non ce ne sono. Ok. Ragno rosso. Aspetta, Jaster, un minuto. Jaster, un paio di ciufoli. No, la paralisi, no, dai, non ci credo. Vabbè.
Questa veramente, questa è stata assurda comunque. Ok, la mia spada sta quasi raggiungendo il livello massimo. Nothing but tough guys, huh? Vespa, questi qua sono nuovi. Al momento chi sala, qualsiasi cosa le facciano, poverina. A me dispiace veramente tanto per Kisala che non sta riuscendo ad ottenere esperienza, ma... Ok, qui abbiamo un salvataggio, così recuperiamo anche la vita. Ecco, qua vediamo se c'è un bel Mimic. No, ok, chiave della terra. Ok, siamo arrivati. This looks like a Zerardian cruiser. Probably crashed here while on a tour of the Jurakan wilderness. Datron. Datron is the galaxy's top spaceship manufacturer. Kind of strange that it crashed. They're famous for their quality. Degrom! Huh? Huh? What's that? I just found it. Any ideas? Una pistola. Looks like a free shot. It's a gun that'll freeze anything it shoots. Wonder if it's still usable. Guess not. Ah, questo è il regalo. There's still some charge left. Il regalo che dobbiamo portare a quell'altro tizio che riparava tutte cose. Esatto. Yeah. That's a real shame. Esatto, così ce la ripara quel tizio. Che fortunatamente abbiamo sbloccato il teleport, quindi non dovrei avere problemi nel raggiungerlo. Rossetto magico. Oh, pozione curativa per 3, questa ci sta da Dio. Allora, facciamo una cosa. Dato che ormai abbiamo praticamente finito quasi il level up di questa spaccasassi di Jester, cerchiamo un'ultima battaglia per appunto per questa spaccasassi. Credo che qui comunque i mostri possono spawnare, no? Penso proprio di sì. Nel frattempo vediamo se qua troviamo qualcos'altro, ma non credo. Oh, c'era qualcosa che voleva sfuggire. C'era qualcosa che voleva sfuggire qui, eh? No, non vi faccio sfuggire. Ok, qua non c'è nulla nell'acqua. Ok, qui non c'è nulla neanche. Qui c'è un altro forziere. Guardate quante cose mi stavano sfuggendo. Spada di ghiaccio? Attenzione. Spada di ghiaccio per chi è? Per Zagram, livello 15. Wow. Nice. Allora, Eureka. Ok, Jester. Impara mulinello. Poi mulinello livello 2 che giustamente necessita di altri item. Potenzia vento. Benissimo. Allora, andiamo avanti.
Figa quella spada di ghiaccio, non la ricordavo proprio si trovasse lì. Non la ricordavo proprio, fortuna che sono tornato indietro a guardare. Perché non la ricordavo proprio. Qui sopra la nave non ci possiamo andare, giusto? Anche col saltando, no, vero? Ok, poco male. Beh, a questo punto non abbiamo premura di fare level upare l'arma, quindi utilizziamo il warp. Ecco, e andiamo qua. Così adesso abbiamo il dono da potergli consegnare. Something about this planet I just don't like. Requests. I don't care one bit about that stupid village. And you can tell the chief I said so. Tell him they'd be plenty safe if they'd only had machines. Ugh. Fine then. What's with you? Do you need something from me? No. Nothing really. What? Is that? No, it can't be. I smell a gadget! Where is it? Huh? Whoa! That's a rare thing you've got there! That's a freeze shot, isn't it? Huh? What? Oh, this. Well, yeah, but it's broken. Broken? Then fix it! Don't let it go to waste! Poor thing! Can't you feel its pain? Here, let me see! Rats! Glue! Where's my glue? I wonder if it's okay. Well, we've got nothing to lose, at least. Hey, can a freeze shot ice over rivers and stuff like that? That should be a piece of cake. A good model could even freeze a waterfall. Wow, that's cool. You three, promise me one thing. Huh? No using machines for evil. Only use them to help people. Don't use them to hurt anyone! And that is my policy. Here you go! Is it fixed? Right and see. Ah! La pistola congelante è stata riparata. Beh, non sembra essere stata riparata un granché, vero, eh? Sorry about that. Are you okay? What did I tell you about hurting people? You gotta be more careful. Machines are for helping, not for hurting. Well, you're just starting out. So I guess I'll let this one slide. But from now on, watch where you point that thing! Anyway, there you go. You're all set. See you later. Thanks a lot, Sherio. See ya. Ok. E adesso abbiamo la pistola congelante. Machines aren't bad unless you misuse them. It's the users that makes the difference. I wonder if the chief will ever understand that. Beh, un principio abbastanza comune questo. Allora, adesso dove bisogna andare?
Ok, mi sa che dobbiamo andare dove c'era la bottega prima. Quindi, dato che noi il teleport lo abbiamo già sbloccato, possiamo approfittarne e andarci direttamente. Dato che Zeglan, appunto, aveva suggerito di addirittura bloccare una cascata. Per cui, teletrasporto, qua, cascate. Tra l'altro c'è anche la bottega, ne approfittiamo per comprare roba. Ecco, approfittiamone per comprare roba. E io direi di comprare le pozioni curative. Sì, ne compro una ventina. Così ce le abbiamo. Ok. E adesso, se non ricordo male, qui dobbiamo sfruttare la nostra pistola congelante. Ecco, là sotto. Vedete che c'è il punto interrogativo? Dobbiamo sfruttarla appunto per bloccare la cascata e successivamente attraversarla. I dialoghi sono sempre molto utili comunque in questo tipo di giochi. Ecco qua. L'acqua scrosciante impedisce di bisognerebbe escogitare un modo per fermare l'acqua. E noi la fermeremo con la nostra pistola congelante. Ta-dan! E tra l'altro, dato che la pistola congelante è anche ottima come supporto, qui noi l'abbiamo già al massimo, per cui pistola congelante. Che tra l'altro fa anche tanti danni, 84 di danno. Però aspetta, ora forse mi servirà qualcosa per scalarla. L'acqua non scorre più, ma non puoi comunque arrampicarti, è troppo scivoloso. Per arrivare in cima servono dei punti d'appoggio. Ah, dei punti d'appoggio. Appunto, ma come li facciamo dei punti d'appoggio? Forse con la pistola monografica? Non nebulizzatore, dov'è la pistola monografica? Ah, eccola. Vediamo. Ah, wow, la pistola monografica. Giusto. Non me la ricordavo sta cosa. Invece, vedi, pensandoci un attimo, figo. Ok, adesso possiamo salire. Fortuna che c'è comunque questa sorta di auto indirizzamento. Cioè basta mirare le piattaforme e poi ci si riesce a salire da soli. Perché sennò sarebbe un vero e proprio casino. Ecco, tipo ora che stavo facendo una piccola cagata. Forzieruccio. Oh, vestito di canapa. Quindi nuova armatura per il nostro Jester. Ale. Nuovo equipaggiamento. Che tra l'altro, guardate la cosa figa, hanno una loro skin estetica. Quindi quando cambieremo l'equipaggiamento ai nostri personaggi, avremo una skin che appunto identificherà la nuova armatura ai nostri personaggi. Oddio, siamo caduti. Ecco, ve l'ho detto, c'è questa sorta di autoappoggio, ma non funziona sempre troppo bene. Ok, ce l'abbiamo fatta. Nice. Sarebbe stato bello congelare la cascata, diciamo tutto il fiume, per farci camminare su di esso. Purtroppo non è possibile, quindi nada. Allora, controlliamo se ci sono bauli, forzieri, roba varia, anche se nell'acqua comunque non ce ne sono. Perché nell'acqua ricordo proprio mi ricordo questa cosa, che non c'erano bauli in acqua. Mentre invece comunque a terra sì, per cui bisogna stare attenti. Allora, in questo caso qua abbiamo guardato di tutto, non c'è nulla.
Quindi attraversiamo il fiume e andiamo dall'altra parte. Allora, lì già vedo qualcosa, vedo un bel forzierozzo. Eccolo lì. Tra l'altro tra poco la nostra spaccarocce avrà il livello massimo. Cristallo di neve, ok. Quindi questo nulla di particolare. Ok, di qua non dovrebbe esserci nulla, se non erro. Fatemi controllare. Esatto. Per cui bisogna andare da questo lato e proseguire per il sentiero. Sì, in acqua mi ricordo che non c'erano bauli o comunque oggetti col quale interagire. Wait. Where's Zegrom? Huh? But he was just here. Look at him. What a couple of fools. It's me. We got held up in Jerika. No, I'm fine. Roger that. These Dorgan Goa losers will get us to our goal soon enough. Yeah. I'll call again when I'm done here. Later. Cosa ha intenzione di fare Zegram? Devo ammettere che della trama ho qualche buco. Non ricordo tutto al 100%. Mi ricordo le cose ovviamente più simboliche, più emblematiche. Alcune cose in realtà le sconosco, perché sarebbe sbagliato da dire. Però non le ricordo appieno. Vedete, la pistola congelante è fighissima. È fighissima, vedete? Spara, mi permette di sparare e congelare automaticamente il nemico. Aia. In questo momento, tra l'altro, non è presente neanche Zegram. Quindi un po' di problemi. Oh, e abbiamo portato al massimo anche la nostra spaccarocce. Allora, andiamo ad analizzarla per vedere con cosa la dobbiamo unire. Spaccasassi. Ah, quindi con un'altra spaccasassi la dobbiamo unire, ma io non ce l'ho un'altra spaccasassi. Va bene, va bene. Allora no, per ora non sintetizziamo nulla. E cambiamo l'equipaggiamento. Con la nostra spacca vulcani. Olè. Abbiamo fatto un bel recupero di HP e qui abbiamo raggiunto il tempio. Quindi finalmente ce l'abbiamo fatto. Miri, there's still time. I thought I told you to stay away. This has nothing to do with you. Leave. You know though, don't you? Making this sacrifice won't change anything. It's already decided. This is the way of the Brukakwa. We can't defy our laws. Something is causing the problem in the village. If we can find the source, we can save the villagers. Please, Lilica, reconsider. It's the Star God. Damn! Stop! If you're not gonna protect Miri, I will. Wh-
What is that? Ah, tra l'altro mi ricordo che questo boss deve essere sconfitto tramite la pistola congelante. Vedi, il suo corpo è immune agli attacchi. Aia. Vedete? Però... It's no use. I can't. Mary! I won't let you do it. I don't care how angry the Star God gets. Mary is my sister! That growl. I've heard it before. Vabbè. Qua purtroppo, ragazzi, non posso farci nulla. Star God, you took my mother. You took everyone. Lilica, I won't let you. E ora Lilica si unisce alla battaglia. Allora, la nostra abilità. Oddio, no, si è buggato di nuovo. Allora, dovrebbe essere quella da 12 la spada illusoria. Esatto. Perché io... Fortuna che me lo ricordo. Guardate che figa la spada illusoria. Mi permette praticamente di attaccare da lontano. Si sono buggate tutte cose. Yeah! Quindi non so che cosa vogliono fare oppure no. Bene, GG. Fortuna che io comunque me le ricordo le abilità ancora come PA, come cosa, perché sennò sarebbe veramente un casino. Vabbè, nel frattempo ci baffiamo, quindi ci può anche stare. La spada illusoria è veramente, veramente figa. Ci sarà la possibilità comunque poi di utilizzarne di più come oggetto, cioè come abilità. Vabbè, queste le abbiamo già viste. Qua non subiamo nulla. Perché dobbiamo appunto congelarlo. No, cazzo, ho sprecato il colpo. Faccio io, è finita. Ok, mi devo ricordare che le pozioni effettivamente si vedono
Esatto, quando c'è il numero a fianco. Allora, abilità. Ancora spada illusoria. La spada illusoria è figa perché si può attaccare da lontana, quindi mi permette di essere aggressivo al punto giusto. Ok, qui lasciamo combattere i minion. Ok, il trucchetto comunque è questo, cioè fare... Oddio, attenzione a Kisala. Cacchio. Allora, se non sbaglio, ecco, qui faccio le strategie. No, va bene, ok. Tutti per i fatti vostri. Alla fine va bene. Che fortuna che qua comunque ho conservato, cioè ho comprato. Cacchio. Poi si muove all'improvviso, ogni volta mi frega. Facciamo attenzione. Lei. Ok, facciamo attenzione. Dai. Ovviamente il fatto che sia debole al ghiaccio è una cosa ovvia, però... Ok, dai, abbiamo quasi finito ormai. Consumate praticamente tutte le cure che avevo preso, però ce l'abbiamo fatta. Potevo comunque allenarmi un pochino di più, questo va bene, sono assolutamente d'accordo, però alla fine avrò modo di potermi allenare successivamente. Never leaving your side. From now on, I won't let anyone take you away. Crean. Olè, esperienza per tutti. So,
After all that, the Star God turned out to be a beast, huh? And that's where all that dark fruit was coming from, too. Kinda gross, if you think about it. Zegrum? When did you get here? Quando sei arrivato, se t'avevamo lasciato che non c'eri? Treachery against the Star God is unforgivable. Therefore, Lilica, we hereby banish you from the village. Wait! That was no Star God. It was just a beast. And the dark fruit... Sit down, Cran. But the beast was behind the fruit, too. I said sit down. The chief knows full well. But the village needs to believe in the Star God. Without the Star God, we'll fall into total disorder. I know, but... Cran. I appoint you head of the warriors in place of Lilica. Now you will be responsible for protecting our village. Take care of the village. And my sister. I will. Lilica. Please come back to us one day. Miri and I will be waiting. E così Lilica viene espulsa dal villaggio e ovviamente si unisce a noi, perché ovviamente si unisce a noi, però la cosa importante da sottolineare è che è stato fatto tutto per dare un segno, per dare un simbolo, no? Where the heck were you when we needed you? Oh, come on. Did you forget why we came here in the first place? Here. What's this? That's the booster oil. That's all I could get after gathering all the fire fruit in this forest. You can thank me anytime, folks. Zegrum! This is great! Eccola lì. Jaster. Lilica. What is it? I was waiting for you. I'd like to come along too. You are a valiant warrior, Jaster. If it weren't for you, I would have lost the most precious thing in my life. It's all thanks to you. I want to repay that debt somehow. Let me come with you. Huh? You really want to travel the galaxy with us? Can I? Well... Yeah. Of course you can. We'll head off into space. Together. Beh, in realtà non sarebbe lui il capo. Però, vabbè. Essendo artiglio del deserto, magari gli fanno questo favore. E quindi Lilica si aggiunge al nostro gruppo. Forgive me, Lilica. It's all right. Lilica understands, Chief. She left the village. Knowing what she must do. So many civilizations take a wrong turn and die out. We've been running in place, afraid of change. Maybe it's time for us to move forward again. Lilica, soak it all in. See what's going on in the galaxy, so you can tell us where to turn next. One day, you will return to us, and on that day, I shall leave everything in your hands. You will change the Bokakwa. No, you will change the entire planet. Go forth, Lilica, supreme warrior of the Bokakwa tribe. Come back soon, my sister. Sorellona, magari. Però, vabbè.
This is gonna be a long trip. E così, tra l'altro, abbiamo anche concluso tutto il capitolo che riguardava appunto il pianeta primitivo. Now we can get to Zerard, finally. Zerard? Why are we going there? To renew our galactic travel visa. Galactic travel visa? It's a passport that lets you travel throughout the galaxy. When it expires, you are not allowed to visit other planets. I'm a little embarrassed to say it, but the ship's visa has been expired for quite some time now. That's why we had to avoid docking at the Rosa spaceport and had to hide in the desert while we scouted you out. Oh, I get it. All right, scurvy dogs! Full speed ahead! Onward! To Zerard! Aye, aye! Huh? E così appunto finalmente possiamo dirigerci verso Zerard, una delle città, o per meglio dire uno dei pianeti più sviluppati all'interno di tutto il gioco, per rinnovare il nostro passaporto. Beh, riusciremo stavolta ad arrivarci oppure no? Beh, ora lo vedremo, dai. Things looking, my dear Norma. I'll check right now. What's the latest on the second tablet? There's a slight problem. Orardi's demanding a higher price for the tablet. How much? 200 million zen. Oh, is that all? I thought he'd drive a harder bargain than that. Fine, let him have it then. Yes, ma'am. Goodness, has it really been 2 years since the first tablet was found? How is the decryption process coming for the code found on the tablet? The analysis is complete. They've moved on to formation. In the next phase, they'll be installing the life support device. So, it's all proceeding quite nicely. I'm so excited. I can't wait to find out the results. Thanks for the update. The first tablet reads person. The second reads gate. When the two are exchanged, the gate to Eden shall be opened. A little something from the Geo record. Before long, both of them will be in our possession. Ooh, which means the day you'll reign as Galactic Emperor is right around the corner, too. My dear Norma, don't be so rash. I am not worthy of such an honor. We've still got a ways to go for that, but still, someone like me becoming emperor. Losche figure appaiono, eh? Ma ne riparleremo. Thank you.
We've landed on Zerad. Zerad? It's been a long time. All right, then. We're to proceed on our new mission. Renew the Galactic Travel Visa. This time around... Jasta! You're still pretty new around here. I think I'll let you handle this one. Sure thing. I'll take care of it. Allow me to explain the details of your mission. Head to the Galaxy Corporation and renew our visa. That is all. What? That's it? A clear and simple mission is always preferred. My instructions are absolutely perfect. I'm going too. I'd like to see the most advanced planet in the galaxy with my own eyes. Just a second. Let me come along too. Why, I was born and raised on Zerad. I'd make for a great tour guide. Very well, then. It's all set. It's up to you three. So, are we going to be allowed to use the spaceport with an expired visa? The spaceport by the Galaxy Corporation lets ships dock for a few days, even without a valid visa. So you see, we're not the only procrastinators around the galaxy. So this is Zerad, the galaxy's most developed planet. It's like night and day compared to Jiraika. Amazing. It's a bit unsettling. Yeah, it's a big place with tons of people. Try not to get separated, okay? So where's the Galaxy Corporation? It's that pyramid-shaped building across the way. There's plenty of other important spots around here too, like the Datron Factory and Rosencaster Prison. There's also a load of shops around, as well as the Insectron Stadium. You want to take a look around? No, that's all right. This planet has terrible air. Let's get this over with. Aw, oh, don't say that. Take your time. Enjoy yourselves. This is where I grew up, after all. Let's just head for the Galaxy Corporation first. Ok. E finalmente abbiamo raggiunto la città più sviluppata, o per meglio dire la città meglio forse sviluppata di tutta la galassia. Allora, vediamo cosa troviamo subito in bottega qui. Giusto per... Ah, cacchio. Giustamente tutto... Giustamente si sono buggate le scritte. Non ci avevo pensato a questa cosa. Volevo vedere se effettivamente c'era un... C'era un salvataggio da queste parti. Ora non so se effettivamente... Non so se, da... se qui c'era... Oddio. Ecco, vediamo se qua c'era... Ah, a parte dei forzieri qua che posso aprire. Beh, qua mi serve la chiave. No. No, no, levati. No, questo. Esatto, mi serve la chiave delle stelle. Non ricordo se qua effettivamente c'era un salvataggio da qualche parte. Potrei anche sbagliarmi. No, c'è. Perfetto. Ok, allora andiamo al salvataggio. Proprio perché ovviamente io ho intenzione qui di... Ecco, a parte i forzieri. Ho intenzione comunque di salvare. Ovviamente probabilmente staccherò. Cioè no, probabilmente la puntata la finisco qua. Mentre io invece andrò ancora avanti perché voglio andare nell'esplorazione. Cercherò di esplorare magari tutte le zone più vicine. E poi successivamente continuerò a registrare quando appunto avremo la possibilità di poter andare avanti.
Anche perché buggandosi le scritte devo necessariamente riavviare probabilmente l'emulatore, quindi perdo giustamente un po' di tempo. Allora, salviamo in un nuovo file, ovviamente, anche per non cancellare il lavoro fatto in precedenza. Ok, e adesso abbiamo salvato questa partita. Quindi io spero che, come al solito, questa puntata sia stata di vostro gradimento. Vi aspetto con la prossima e ovviamente ci becchiamo. Bye bye.